Abbiamo visto un po' di tempo fa l'esercizio locale di progettazione UML. Poi ho detto fermiamoci un attimino perché prima di andare avanti dobbiamo parlare di altri costrutti del linguaggio Java che sono molto importanti. Abbiamo ripreso un po' il concetto di classe, la classe è un tipo di dato. È un tipo di dato strutturato, definito dal programmatore. All'interno è definita una struttura con apposite variabili che vengono mantenute private e una serie di metodi che sono le operazioni che si possono fare sul dato. Sì, vi avevo fatto vedere con un esempio che le variabili di distanza sono private, ma se noi le andiamo a rendere pubbliche, da qualunque programma esterno, tipo questo test, possiamo accedere alle variabili direttamente. Complicarci la vita in questo modo, in realtà non è una complicazione, ma è un modo per rendere il codice dei programmi indipendente dalla struttura dei dati. Infatti, non essendo possibile accedere direttamente alle variabili di istanza della classe docente, dobbiamo utilizzare degli appositi metodi che vengono forniti, se vengono forniti, ma solitamente accade così, che sono i metodi get e set, e in questo modo preveniamo gli errori, perché le modifiche che facciamo sui dati possono essere controllate da questi metodi. Ma inoltre, rendiamo indipendente il codice scritto in questo test, ma in qualunque altra applicazione, da quella che è la struttura dei dati, poiché noi non andiamo mai ad accedere alla struttura, quindi anche se questa dovesse cambiare per un qualche motivo, noi interagiamo sempre attraverso i metodi pubblici che rappresentano l'interfaccia pubblica della classe. E questa cosa la vediamo bene anche se accediamo alla documentazione di Java online, quindi se andiamo su Java API, prendo la classe string, ecco, vediamo benissimo che noi possiamo lavorare con le stringhe, possiamo effettuare una serie di operazioni che sono indicate in questo documento che appunto rappresenta l'interfaccia pubblica della classe. Il modo in cui queste operazioni sono realizzate effettivamente non ci deve riguardare. Quindi l'implementazione di questi metodi può anche modificarsi, ma quando io scrivo un programma utilizzo questi metodi. Quindi il mio programma, anche se l'implementazione del metodo cambia, il mio programma non deve cambiare, a meno che non ci siano dei metodi che diventano deprecati. E allora il discorso è diverso perché se un metodo viene definito deprecato vuol dire che non sarà poi supportato nelle versioni successive e bisogna sostituirlo. Però ecco, l'unico problema si verifica quando appunto c'è un metodo deprecato. Altrimenti se l'implementazione cambia perché magari si trova un algoritmo più efficiente o per qualunque altro motivo, i nostri programmi non ne risentono, non devono cambiare assolutamente. In realtà possiamo anche fare una distinzione tra classi e classi, perché ci sono delle classi che rappresentano dei veri e propri tipi di dato, tipo la classe string. La classe string, quindi le stringhe sequenze di caratteri alfanumerici che vengono gestite attraverso questa classe. Mentre ci sono delle classi che non hanno struttura, cioè che non definiscono un vero e proprio tipo di dato, ma sono delle classi di utilità e tra queste abbiamo la classe mat. La classe mat non definisce un tipo di dato, tant'è vero che non possiamo creare un oggetto a partire dalla classe mat, ma fornisce tutta una serie di metodi statici, di costanti, con i quali noi possiamo scrivere i nostri programmi. Metodi statici significa appunto che per richiamarli basta scrivere nome della classe punto nome del metodo. Questa classe, per esempio, non è certamente un tipo di dato, ma piuttosto è più paragonabile ad una classe di utilità, una vera e propria libreria di funzioni. Altre classi di utilità,
sono per esempio la classe Arrays, e guardate che molte classi di utilità terminano, hanno un nome che termina con la S. Anche la classe Arrays, per esempio, una classe di utilità, contiene solo ed esclusivamente metodi statici, non ha internamente, in ogni caso non lo vedremo da qui, ma non ha una struttura interna, perché non rappresenta un tipo di dato, ma un insieme di metodi e quindi di funzioni per fare operazioni sugli array e semplificare la vita ai programmatori che scrivono delle applicazioni. Poi c'è un terzo tipo, diciamo, di ruolo delle classi, che è quello di contenere il metodo main e quindi essere dei veri e propri programmi eseguibili. E noi abbiamo bisogno di un programma eseguibile, se no non possiamo fare niente. Quindi questo a volte confonde gli studenti, avere questa classe che può essere tre cose diverse. Però voi dovete un po' abituarvi all'uso a questo uso di questo costrutto. Però ecco, le classi non sono l'unico costrutto esistente nel linguaggio Java, ci sono anche le interfacce, e le interfacce le abbiamo viste proprio l'ultima lezione con questo esempio. Ho creato una interfaccia calcolatrice. Un'interfaccia è sempre un tipo di dato, ma corrisponde meglio alla definizione di tipo di dato astratto, perché definisce una serie di operazioni senza fornirne l'implementazione. Quindi questi metodi che sono definiti all'interno di un'interfaccia sono metodi astratti, privi di implementazione. È possibile quindi creare una istanza di una interfaccia, proprio perché non esiste nulla. È una specie di contratto che devono seguire le classi che vogliono implementare le interfacce. Quindi le classi, io posso creare una classe che implementa un'interfaccia, questa classe dovrà fornire l'implementazione per tutti i metodi presenti nell'interfaccia. Quindi avevo fatto questo esempio di un'interfaccia calcolatrice, un'interfaccia si dichiara con la parola chiave interface. Posso definire delle costanti all'interno. Vedete che non si usa la parola chiave public, anche perché si dà per scontata, così non si usa nemmeno un'altra parola chiave che vedremo poi, che è la parola chiave abstract. Infatti questi sono metodi public abstract, ma non c'è bisogno di scriverlo. Vedete che non mi dà errore se scrivo public abstract, ma non c'è bisogno di scriverlo, perché essendo dentro un'interfaccia questi metodi sono di default public e abstract. Idem per questa costante che è public. Le costanti al di fuori dei metodi si definiscono in Java con static, final, tipo, nome e poi valore. Naturalmente se siamo al di fuori di un'interfaccia dobbiamo metterci la chiave o public solitamente, perché essendo una costante quindi nessuno la può cambiare dall'esterno, può rimanere public. Però se poi volete potete anche metterla private, quello dipende un po' dal progetto che state realizzando. Ecco, questa semplice calcolatrice definisce quindi due metodi, il metodo add, che ha due parametri A e B, e cioè quando non si capisce cosa fa, però noi sappiamo che restituirà la somma di A e B, e poi PAO, che invece restituisce il base elevato esponente. Per questa interfaccia bisognerebbe fornire la documentazione, ma si può fare? Sì, faccio vedere. Come si fa? Si usano, poi vi metto i materiali a disposizione, si usano dei particolari commenti che sono i commenti di documentazione. Per scrivere questi commenti bisogna seguire alcune linee guida, perché non è che proprio si può scrivere come si vuole. Però io adesso faccio un esempio semplice. Quindi prima dell'interfaccia vado a mettere slash asterisco invio. Vedete che compare anche eventualmente l'autore. Ci sono, questi si chiamano tag doc, sono i tag del documento e iniziano con chiocciola. E qui posso fare una descrizione di questa interfaccia. Poi, prima di ogni metodo,
E anche in questo caso, prima di questa variabile, visto che è public, tutto ciò che è public va commentato. Sempre slash asterisco asterisco invio, e qua scrivo la costante intera 0. Adesso non saprei, siccome è talmente stupida sta cosa, quindi non è che posso scrivere cose serie. Poi, qua, vedete, mi compaiono i parametri e il return. Allora, vado a generare la documentazione. In che modo? Vado su project, generate javadoc. Ora, la prima volta che uso javadoc devo dirgli dove si trova. Qua lui sa già dov'è, però se non è così bisogna andare a specificare questo percorso. Se non avete cambiato la cartella di installazione, normalmente si trova in C, nella cartella Java, quindi programmi Java. Sto usando 20, il 20. Ne usiamo, vado sul 20. Bin, è dentro Bin, giù trovate javadoc. Quindi bisogna solo dirgli il percorso per arrivare a javadoc, perché ovviamente non lo può sapere in automatico, ma basta farlo la prima volta, poi non lo chiede più. Dopodiché devo decidere su che cosa voglio creare la documentazione. Quindi vado a scegliere, per esempio, il test. Non vado a fare la documentazione sul test, vi pare? Quindi lo tolgo, via. Test, via. Finish. Qua mi chiede sempre ogni volta se io voglio aggiornare la location. Yes to all. Comunque, vediamo intanto quello che ha prodotto. Vedete una serie di file e abbiamo il file index. Eccolo qua, index.html. Lo apro nel browser, tasto destro del mouse, open with, web browser. Allora, attenzione, adesso mi aprirà tutto nel web browser predefinito, che è quello interno, che non mi piace perché oltretutto funziona malissimo col CSS. Vado a cambiare il web browser. Window, preferences, web browser, eccolo qua. Quindi nelle impostazioni generali, web browser, e vado a scegliere il web browser predefinito. Non uso quello interno, quindi use external web browser, e poi scelgo. Non scelgo il default system web browser, ma vado su Chrome. Ok, apply and close. E adesso rifacciamo, riapriamo questo, open with web browser. Oh, ed ecco cosa mi ha creato. L'interfaccia calcolatrice consente di effettuare le principali operazioni matematiche. Se entro dentro l'interfaccia, eccola qua. Vedete, static final int, la costante intera 0. Poi i due metodi, add e pow, è uguale, se notate, adesso questo è solo più grande, quindi posso ingrandire anche qua, ed è la stessa tipo di documentazione, ovviamente con cose, molte cose meno scritte. E poi c'è il dettaglio, quindi cliccando su ogni metodo entro nel dettaglio dove vengono specificati i parametri, e che cosa viene restituito. Poi, se torno a esempio, che è il nome del package, trovo anche la classe, vedete, la calcolatrice imp, che, come vedete, estende object, perché tutte le classi estendono object se non è diversamente specificato, e implementa calcolatrice, e tutto viene, vedete, inherited, cioè ereditato dall'interfaccia. Viene ereditata la costante 0 e anche la documentazione, vedete, mi ricordavo bene, viene ereditata, quindi non ho bisogno di riscriverla. Proprio perché le classi concrete che implementano quell'interfaccia sono classi che devono fornire l'implementazione per tutti i metodi.
Le classi concrete che implementano l'interfaccia potrebbero anche avere dei metodi loro in più, e allora in quel caso la documentazione la devo aggiungere io. Ok? Quindi mi sono dimenticata solo di mettere una descrizione generale delle classi per quello che mi dava un warning, ma per il resto funziona. Ora, perché vi ho fatto tutto questo discorso? Per farvi capire che chi userà la nostra interfaccia non ha la minima idea di come noi abbiamo implementato questi metodi. Adesso l'esempio è stupido, ma pensiamo se fossero metodi molto complessi. E non deve interessarsi a questo, non deve, può usare questa interfaccia o tutte le classi che implementano quell'interfaccia senza minimamente preoccuparsi di sapere come sono scritti i metodi, che cosa fa. Ok? E questo garantisce sempre l'indipendenza del programma dai dati, perché anche se il dato cambia, chi se ne importa? Tanto io lo uso con i metodi che stanno qui e tu non mi devi andare a togliere via questi metodi, tranne in casi eccezionali. Come dicevo prima, un metodo deprecato perché magari proprio da problemi, che ne so, di sicurezza o che ne so, allora si toglie. Ecco. Quindi io mi fermo per stasera, perché penso di aver fatto il riepilogo, perché l'altra volta mi mancava questa parte, no? Di farvi vedere l'importanza di quella che viene chiamata interfaccia pubblica della classe, o anche in inglese API, Application Programming Interface,